La luce declinava, lunghe ombre strane si stagliavano sul pavimento dello studio, con quell'idea che gli si ingigantiva in testa, cominciò a sentirsi correre i brividi per la schiena e la paura non avrebbe tardato a coglierlo. Se l'arrivo di un suo amico non avesse creato un diversivo a tutte quelle diaboliche visioni. Uscirono insieme e siccome nessuno al mondo era più influenzabile di lui e l'amico era allegro, le sue lugubri fantasticherie cedettero ben presto il posto a una miriade di giocosi pensieri. Dimenticò completamente quello che era successo, oppure se lo ricordava, ne rideva fra sé. L'indomani si mise all'opera. Lavorò accanitamente per 3 o 4 ore. Benché Giacinta non fosse presente, i suoi lineamenti gli erano così profondamente scolpiti nel cuore, che per terminare il ritratto non aveva bisogno di lei. Era quasi finito, mancavano pochi ritocchi e la firma, quando un peluzzo che danzava tra i suoi fratelli atomi in un bel raggio di sole giallo, per un inspiegabile ghiribizzo, abbandonò improvvisamente la sua luminosa sala da ballo, si diresse oscillando verso la tela di Onofrius e andò a finire su una lumeggiatura appena terminata. Onofrius girò il pennello e si servì del manico per toglierlo il più delicatamente possibile, ma non riuscì a farlo senza portar via un po' di colore e scoprire il fondo della tela. Rifece la tinta per riparare il danno, ma la tinta era troppo scura e spiccava sul resto. Riuscì a ricreare l'armonia rimaneggiando tutto il pezzo, ma in tal modo il profilo andò perduto. Il naso, che era quasi alla Rossellana, diventò aquilino, cambiando completamente i caratteri del viso. Non era più Giacinta, bensì una delle sue amiche con cui lei aveva rotto i ponti perché Onofrius la trovava carina. Quella strana metamorfosi fece rispuntare l'idea del diavolo. Ma guardando più attentamente, Onofrio vide che si trattava solo di uno scherzo della sua immaginazione e poiché ormai era tardi, si alzò e uscì per andare a raggiungere la sua amichetta dal signor De. Il cavallo correva come il vento e ben presto Onofrius vide spuntare sulla collina la casa del signor De, bianca tra gli ipocastani. Dato che la strada maestra faceva una deviazione, la lasciò per una scorciatoia, un sentiero incassato che conosceva molto bene perché da bambino vi andava a cogliere le more e a cacciare maggiolini. Era circa a metà quando si trovò dietro a un carro di fieno che le curve del sentiero gli avevano nascosto fino a quel momento. Il sentiero era così stretto e il carro così largo che era impossibile superarlo. Rimise il cavallo al passo sperando che la via, allargandosi, gli permettesse di farlo poco dopo. Speranza delusa. Era come un muro che indietreggiasse impercettibilmente.
Volle tornare sui suoi passi, ma alle spalle era bloccato da un altro carro. Per un attimo pensò di scalare le pareti del vallone, ma erano a picco e coronate da una siepe rigogliosa. Dovette quindi rassegnarsi. Il tempo correva, i minuti gli sembravano eterni. Era al colmo del furore, con le arterie palpitanti e la fronte imperlata di sudore. L'orologio del vicino villaggio batté le 6 con la sua voce fessa. Aveva appena finito che toccò a quello del castello, ma con una tonalità diversa. Ce ne fu poi un altro e un altro ancora. Uno alla volta, poi tutti in coro si udirono tutti gli orologi dei sobborghi. Era un coro di campane, un concerto di timbri flautati, rimbombanti, striduli, schiamazzanti, un carillon da farti scoppiare la testa. Le idee di Onofrius si confusero, lo colsero le vertigini, i campanili si inclinavano sul sentiero incassato per guardarlo passare, lo additavano, gli facevano sberleffi e schernendolo gli tendevano i quadrati con le lancette perpendicolari. Le campane gli facevano linguacce e smorfie, continuando a battere quei 6 maledetti colpi. Il tutto durò per un pezzo. Quel giorno le 6 suonarono fino alle 7. Alla fine il carro sboccò nella pianura e Onofrio conficcò gli speroni nel ventre del cavallo. Calava la sera e sembrava che il cavallo capisse come per lui fosse importante arrivare. Gli zoccoli toccavano appena terra e senza lo spruzzar di scintille di qualche sasso urtato. Si sarebbe quasi detto che il cavallo volasse. Ben presto una bianca schiuma avvolse, come di un'argentea gualdrappa, il suo petto di ebano. Quando Onofrio arrivò, era passate le 7, Giacinta se n'era andata. Il signor De lo accolse con grandi convenevoli. Si mise a conversare con lui di letteratura e finì per proporgli una partita a dama. Onofrio non poté far altro che accettare, benché ogni tipo di gioco, e quello in particolare, l'annoiasse mortalmente. Fu portata la scacchiera. Il signor De prese le pedine nere, Onofrius quelle bianche. E la partita ebbe inizio. I giocatori più o meno si equivalevano e ci volle un certo tempo prima che la bilancia pendesse da una parte o dall'altra. All'improvviso si inclinò a favore del vecchio gentiluomo. Le sue pedine avanzavano con incredibile velocità, senza che gli sforzi di Onofrius riuscissero a ostacolarle. Con quell'idea del diavolo sempre in testa, la cosa non gli parve naturale. Moltiplicò l'attenzione e finì per scoprire, accanto al dito con cui muoveva le pedine, un altro dito magro, nodoso, che terminava con un artiglio. In un primo momento l'aveva scambiato per l'ombra del suo, che,
spingeva le sue pedine sulla linea bianca, mentre quelle dell'avversario sfilavano in processione sulla linea nera. Impallidì e i capelli gli si rizzarono in testa, tuttavia rimise a posto le pedine e seguitò a giocare, per convincersi che si trattava solo di un'ombra. Cambiò posto la candela. L'ombra si spostò dall'altra parte, proiettandosi in senso inverso, ma il dito con l'artiglio restò saldo al suo posto, sfostando le pedine di Onofrio e ricorrendo a ogni mezzo per farlo perdere. Tra l'altro non c'erano dubbi, al dito brillava un grosso rubino. Onofrius non aveva anelli. Per Dio, questo è troppo, esclamò dando un gran pugno sulla scacchiera e alzandosi bruscamente. Vecchio scellerato, vecchio briccone. Il signor De, che lo conosceva fin da bambino e attribuiva quello scatto al dispetto d'aver perduto, si mise a ridere fragorosamente, proponendogli ironiche consolazioni. Combattuto fra collera e terrore, Onofrius prese il cappello e uscì. La notte era così buia che dovette mettere il cavallo al passo. Qua e là qualche rara stella faceva capolino dalla sua mantiglia di nubi. Gli alberi della strada avevano l'aria di grandi spetri con le braccia tese e ogni tanto un fuoco fatuo attraversava la via, mentre il vento sogghignava stranamente tra i rami. Il tempo passava, ma Onofrius non arrivava mai, anche se dallo scalpitare degli zoccoli del cavallo sul selciato era evidente che non era uscito di strada.